data libera che stava bene a tutti quelli che ci hanno lavorato, pur di averci un giorno che è dedicato a questa cosa qui. Però in realtà non c'è nessun riferimento storico, a quanto so io, il 12 agosto non c'è stato mai niente di decisivo, può essere anche decisivo, non lo so. Mentre invece noi, per quanto riguarda l'Italia, noi vorremmo l'11 ottobre perché simbolicamente è quello. Abbiamo poi avuto anche dei contatti con delle comunità indigene che stanno principalmente in Sud America e le quali ci hanno detto che l'idea dell'11 ottobre gli piaceva molto perché era realmente una data che significava parecchio, e allora una volta che abbiamo sentito che anche loro la pensavano come noi, abbiamo scelto l'11 ottobre, che poi è la nostra proposta, ma sicuramente che il governo ci dice proprio non ci pensiamo nemmeno, oppure dice sì, però se la fate, ne so, 27 febbraio, per dire, eh? Però quella sarà la data che noi chiediamo che sia, perché c'ha un significato, c'ha un senso. Tutti Il 21 febbraio tutti i danni parlano indigene. Ah, 30 febbraio. Allora, poi, sì, ma 30 febbraio parla tutti i Il danni problema è che a partire da adesso, eh? filmeranno il 30 febbraio. Vabbè, insomma, che siamo un manico dei volenterosi ragazzotti, è vero, insomma, se c'è una cosa che parla 30 febbraio ancora ne accorgiamo, magari se eravamo un po' più sporca, forse no, però. Vabbè, però questo non, cioè, non si può dire. Io per esempio non so chi era, proprio stavo dicendo a lei, quando abbiamo fatto la mozione parlamentare per la vicenda del Monte Gramo, che era una montagna sacra per gli Apache, mai ci saremmo aspettati che il primo firmatario, e quello che ha fatto un discorso di più di 30 anni in Parlamento, questa cosa, fosse Ignazio La Russa. Poi dopo, abbiamo sentito perché lui c'è il figlio Geronimo, l'ha chiamato così proprio perché lui è un amante degli Sono Apache. fissato con gli anni. Ma è fissato proprio, guarda, io non ci puoi parlare perché comincia a conoscere. A Catapaute ne hanno organizzati diversi di incontri sui nativi americani, quindi comunque la destra è per l'estrema destra è per il la, come si chiama, la autodeterminazione dei popoli, no? Quindi in questo. Vabbè, lei che ha Catapaolo fatto la è da diversi battaglia seminari, no, no. con illustri personaggi. Quindi possiamo dire che il problema dei nativi americani non è un problema di sinistra. No. È trasversale. Bisogna dire che non è un problema di sinistra. Potrebbe essere quella cosa che mette d'accordo la destra e la sinistra in Italia. Vi lasciamo con questo grande Non lo so, se c'è interrogativo. qualcuno che poi vorrà contestare il fatto che sia, perché molti hanno detto che è contestabile l'uso del termine genocidio. Molti ci hanno detto questa domanda, dice, il termine genocidio non è incontestabile, anzi tutt'altro, perché è fatto uso di un termine forte nel quale forse ad esempio ci sono dei popoli che sono scomparsi, mentre invece quei popoli ci sono ancora, cosa che invece non sta in piedi. Se andiamo a vedere a livello proprio antropologico, qualsiasi antropologo potrà dire che per quanto riguarda solamente il Sud, Centro e Nord America, le popolazioni autoctone che sono completamente sparite, cioè non c'è più neanche un rappresentante sulla Terra, da quando è arrivato Colombo ad oggi, sono più di 200, sono almeno 200. Solo per rimanere nell'ambito dell'America, poi se allarghiamo il discorso Australia, Nuova Zelanda, a Papua Nuova Guinea, all'Africa, una voglia popolazioni che sono sparite, ma tantissime sono sparite, quindi il termine genocidio è quello di cui si tratta. Cioè, ma se anche poi alla fine fosse un popolo che è sparito, uno solo, è comunque un genocidio. Genocidio, proprio il termine letterale, per qualsiasi popolare è quando una comunità mette in atto atti o azioni volte a negare i diritti di un'altra o anche alla sua soppressione. Sia violenta che non violenta. E quello è successo. Non è che c'erano tanto girato intorno. Infatti all'inizio, più la situazione era titubante sull'uso di questa cosa, volevamo fare la memoria della colonizzazione, però era una troppo cosa, era una memoria del genocidio, perché è quello che c'è, quello che è stato. Poi voi penso che avete documentato più della situazione in cui avete verificato quello che stiamo dicendo, non è che è una cosa. Sì, no, infatti non so se avete visto la terra degli uomini rossi, il tempio è uscito di Che recente. probabilmente verrà a presentarlo a Ah, Genova, sì, Vegas. ok. Ma quando l'ho visto, 2 settimane fa, una cosa che ci ha veramente colpito è che sembra essere sempre la stessa storia, no? La storia di queste tribù, i
Kiowa, non è Kiowa del Brasile. Guarani. Nel Brasile. La storia dei nativi americani in Canada, perché abbiamo appena solo titolato in italiano un film che si chiama Unrepentant, non so se ne avete parlato. È una delle cose. Loro sono due ragazzi che fanno documentari e ci hanno appena fatto l'hanno praticamente sottotitolato in italiano un documentario originale in inglese che parla dell'altra storia tristissima, sempre parlando del genocidio, che è una cosa che ogni persona, ve lo garantisco, credetemi sulla parola, ogni persona che si avvicina tanto così alla storia degli indiani, degli indigeni, di tutto quello che per voi ha sentito, sempre però sentendo, ma si dice, ma sarà vero, ma non sarà vero, sul fatto che nelle scuole dove i colonizzatori hanno cercato di acculturizzare i colonizzati, cioè nelle scuole dove gli inglesi e i francesi mandavano forzatamente i bambini indiani per cercare di levargli la loro cultura e farli diventare dei perfetti lavoratori o contadini, quello che sia, in realtà molti entravano e pochi uscivano vivi, non che uscivano occidentalizzati, uscivano vivi, cioè l'obiettivo era quello. Allora, questo purtroppo è stata una cosa di cui adesso questo signore che ha fatto il suo documentario, che sicuramente sarà un martire vero, perché diventerà un martire vero, ha subito tutto quanto quello che stanno facendo a livello mediatico, l'hanno massacrato, però lui è assolutamente certo di questa cosa. È andato avanti e ha trovato delle evidenze storiche, cioè ha trovato i posti dove fisicamente ci sono delle ossa dei bambini messi lì a quantità, migliaia, quanti sono? Centinaia per adesso, ma veramente tanti. E infatti, guarda caso, il governo canadese non più tardi da un mese fa, quando è stato primo ministro, ha ritenuto opportuno con una conferenza stampa in diretta per chiedere scusa a tutti quanti i nativi per queste cose che erano successe, perché comunque purtroppo erano successe, però ancora i numeri non si danno bene. Adesso, guarda caso, tutti quanti i terreni in cui questo signore ha trovato delle evidenze storiche sono stati messi in vendita dei privati per evitare che qualcuno possa andare a cercarne delle altre, però speriamo che insomma si facciano le azioni legali per evitarle.